Mi spiace, Marguerite. Spero che ora sarete soddisfatto. Ha cacciato il conte de Noailly a causa vostra e adesso il duca l'ha abbandonata. Ah, smettetela, Prudence. Va tutto bene. Come sarebbe a dire che va tutto bene? Mi sentivo in colpa perché ingannavo il duca. Ma ora posso stare tranquilla. Potete disdire la camera alla taverna. Non ci sono più motivi per non vivere insieme. Che motivo avete per essere così arrabbiato? Avete insistito voi perché venissimo a trovare Marguerite. Se penso solo a tutto quello che ho fatto per quella ragazza, e ora non avrà più un soldo. Tutto quello che avete fatto per lei, voi non avete fatto altro che approfittare della sua generosità. Per non parlare poi di quello che le avete rubato. No, adesso nessuno le potrà più rubare nulla. Non che io l'abbia mai fatto. Comunque, nonostante ciò che è successo, sono contenta di aver visto Marguerite. Aveva un ottimo aspetto. Avete notato il colorito delle sue guance? E ho guardato, non era truccata. I tisici difficilmente sono pallidi. È un sintomo della malattia. Dubito che Marguerite arrivi fino ai 30 anni. Vorrei vedere Mademoiselle Marguerite Gauthier. È andata alla fiera. Io sono la governante. Posso chiedervi perché desiderate vederla? Rappresento numerosi commercianti ai quali la signorina deve considerevoli somme di denaro. Il duca de... Sono già stato dal duca. E mi ha informato che non risponde più dei debiti della signorina Gauthier. Oh, sono sicura che cambierà idea. Non penso proprio che lo farà. Per favore, informate la vostra padrona che se non pagherà i debiti entro 10 giorni, contro di lei verrà intentata una causa legale. Buongiorno, madame. 10 giorni. Solo 10 giorni. Così ha detto. Quel miserabile verme. Ma dove troverò il denaro? Vi ha detto l'ammontare? Ho controllato i conti dopo che se n'è andato e se decidiamo di pagare soltanto i creditori più vecchi e i più pressanti, il debito è di circa 40.